da New Haven, i risultati. Dopo il trionfo di Garbine Muguruza a Cincinnati, in una finale con poca storia, l'attenzione del circuito femminile si sposta sul 250 di New Haven. Mancano le principali bocche da fuoco, ma il tabellone è particolarmente interessante. Dopo 5 eliminazioni al primo turno, torna al successo la croata Lucic Baroni. Braccio di ferro lungo 3 set con la conta Veit, 64-67-3-63 il punteggio al termine. Stupisce, per proporzioni, l'affermazione della transalpina Corne con la kazaka Putintseva. Un'ora di tennis e periodico 60 per la tennista francese, dominante specie in risposta, con la Putintseva sempre costretta alla rincorsa e al recupero in condizioni disagiate. Lucic e Corne al secondo turno quindi, poi ultimi battiti di qualificazione, ad ultimare la conformazione del Maindrav. La prima testa di serie del tabellone di qualificazione, Magdalena Rybarikova, cede il passo alla belga Flipkens, 63-64. Kr.Pliskova, secondo pronostico, supera in 3 set la Vitoeft, 62-46-63. La russa Viklianteseva, alla ribalta nella parentesi su erba per la finale a Sertogenbosch, non riesce a sciogliere il rebus Mertens e cade con periodico 64, la Linette invece cancella la nipponica Nara 62-62. Stesso risultato tra Bogdan e K.Bondarenko, a prevalere è la prima. Infine, la Cepelova supera la Mšale, 63-64.